Consiglio comunale aperto sulla questione dell'ospedale di Mazara del Vallo, una questione che ormai diventa imminente, un problema che ormai siamo agli sgoccioli. Il Movimento 5 Stelle, o meglio anche i cittadini, si lamentano della tempistica che questa amministrazione, sia anche l'ASPE, cioè venuta a mancare per creare quest'area d'emergenza che è da tanto tempo che noi l'aspettiamo. Perché tutto dipende dall'attivazione dell'area d'emergenza per poi passare alla ristrutturazione dell'ospedale, cosa che attualmente non abbiamo visto, non c'è nessuna impalcatura, niente è iniziato. Noi abbiamo raccolto, abbiamo fatto una petizione dove abbiamo raccolto 5.000 firme, dove 5.000 cittadini hanno firmato, ma la cosa più tragica è che questi cittadini, cioè noi abbiamo raccolto anche 5.000 preoccupazioni molto allarmante di questa gente, insomma, che è molto preoccupata dell'esito di questa struttura che deve nascere a Mazara, cosa che non c'è, e quindi insomma tutte queste preoccupazioni non le abbiamo raccolto in 3 giorni facendo il nostro gazebo della raccolta firme. Siamo ormai alla fine di dicembre 2012, area di emergenza urgenza ancora chiusa. Sì, ancora chiusa, ancora problemi. Ancora l'ultima che abbiamo sentito sono le porte antincendio che sono venute a mancare, quindi ancora non sappiamo quanto tempo ancora perderanno per attivare queste porte, e poi aspettiamo ancora questa benedetta apertura. Un consiglio comunale, soltanto la metà dei consiglieri comunali presenti, cosa ne pensa il movimento? Beh, questo ho visto che è assente anche tutta l'intera amministrazione, quindi ancora una volta. Pensiamo che sia proprio un disinteresse proprio di questa amministrazione nel presenziare in questo consiglio e dare delle risposte a tutti i quesiti, a tutti gli interventi che ci sono stati da parte dei vari esponenti delle categorie. Cioè, è una dimostrazione lampante che non hanno risposta da darci, non sanno cosa dirci. Questa ancora una volta suscita grossi quesiti e problemi che noi del Movimento 5 Stelle poi porteremo avanti. Accanto a me Giorgio Macaddino, ex sindaco di Mazara del Vallo, notizia di oggi che è stata anche detta poco fa in consiglio comunale da lei, che l'ASP di Mazara del Vallo paga un affitto negli ex locali dell'INAIL, un affitto per dei locali vuoti. Sì, succede anche questo. Io intervengo naturalmente nella mattinata odierna in Consiglio Comunale nella qualità di segretario provinciale della UIL FPL, che si occupa anche di sanità pubblica e privata, e ormai da un periodo a questa parte che denunciamo le discrasie che questo management ha messo su. Abbiamo un demansionamento dilagante da parte dei lavoratori, vedi gli infermieri costretti per la mancanza di OS e di ausiliari. Abbiamo anche appaltato, hanno fatto anche questo in virtù di un grande principio, quello dell'armonizzare il costo del personale alla spesa, hanno appaltato anche il lavoro, cioè gli ausiliari non esistono più nell'azienda tranne quelli che erano già di ruolo, quindi c'è un demansionamento in atto, un continuo logorio dei lavoratori sia dell'area medica ma soprattutto del comparto perché mancano i numeri. Nel frattempo però affittiamo un locale che paghiamo da vuoto pieno, come si dice, da circa 6 mesi, e non c'è uno sputo di iniziativa che possa prevedere il legittimo e doveroso, noi riteniamo che sia opportuno per dare dignità ai lavoratori sui posti di lavoro, per la propria sicurezza e quant'altro, nonché per offrire un migliore servizio ai cittadini, che ci si sposti. Bene, da stamattina abbiamo messo in campo questa questione perché da 6 mesi che la delibera è adottata, si è pagata la prima tranche, vedrà che domani mattina ci saranno movimenti per andare a riempire quel vuoto di cui parliamo e soprattutto colmare quel disastro dell'arbitrio e della spesa illogica che anche questa ASPA ha fatto. Naturalmente sono consapevole delle cose che sto dicendo, salvo essere smentito, e mi assumo la responsabilità delle cose che ho detto. Il dottore De Nicola deve fare una cosa, deve tornare a fare il mestiere che faceva e lasciare questo ramo perché non gli appartiene, ha lasciato molto a desiderare anche nelle relazioni e col personale e con le cittadinanze che ha incontrato, e non possiamo più tollerare annunci faraonici che poi puntualmente vengono smentiti.
Nel frattempo si aspetta ancora l'apertura dell'area di emergenza urgenza e anche quella della ristrutturazione dell'ospedale a Belaiello. Mentre sulla ristrutturazione, come dire, abbiamo la pazienza e dobbiamo pazientare nell'aspettare, perché dobbiamo essere i primi consapevoli del fatto che bisogna fare le cose a regola d'arte e di legge. Quindi se c'era un appalto, c'è stata una gara, c'è stata un'aggiudicazione, c'è stato un ricorso, un controricorso, adesso una consegna dei lavori, bene, stava nelle cose, ma non possiamo più tollerare che in altre circostanze, come l'apertura dell'area emergenza-urgenza, si stia qui a fare, come dire, una sorta di roulette russa. Mi alzo la mattina, sai che faccio? Vabbè, l'apriamo fra 2 settimane. 2 mesi fa sono venuti qua l'assessore regionale ex alla sanità e il direttore generale con tutto il management dell'azienda. Hanno annunciato ai cittadini, non a me nel chiuso di una stanza, ma a voi giornalisti, quindi alla città, anche per mezzo di questi microfoni. Naturalmente non so se eravate accreditati, perché lì si fanno le convenzioni o le conferenze blindate, perché se c'è qualcuno che osa dire guardi, secondo me non ce la facciamo, secondo me state dicendo delle gorbellerie o delle merite sacrosante bugie, naturalmente sta cosa dà fastidio. Annunciavano l'apertura dell'area emergenza urgenza, questo non è avvenuto. Dopo il casino che abbiamo fatto l'altra volta, di corsa sono arrivate le carte al comune per l'agibilità, ai vigili del fuoco per il parere di turno. Cosa scommettiamo che ancora ci vorranno ben altri tempi per l'apertura? E in più, non solo l'apertura, perché questi sono capaci di aprire per poi magari non sapere cosa andare a fare lì. Il dipartimento di urgenza e urgenza non è una scienza che andiamo a contemplare stamattina. Il dipartimento di urgenza e urgenza sono meccanismi e strutture che sono regolamentate addirittura da protocolli del Ministero della Salute. Se hanno bisogno di andare al Ministero della Salute, li accompagno io anche a spese mie, perché questi non sanno neanche dove alberga, non il Ministero, ma un minimo di organizzazione sanitaria. Oggi il Consiglio Comunale aperto sulla sanità, intanto si attesta l'assenza dei referenti dell'ASP e anche dell'amministrazione del Consiglio Comunale, soltanto la metà dei consiglieri presenti. Cosa ne pensa di questa assenza, che è bella grande, no? Sì, io sulle assenze, ripeto, essendomi documentato e facendo poi sindacalista puro, non vorrei entrare nei meandri dell'acquisizione politica. A me risulta per esempio che il signor sindaco si trova a Tunisi con un impegno programmato ormai da settimane, perché non è andato lì, credo, per motivi personali, ma per rappresentare la città in una nazione qual è la Tunisia, diciamo, straordinaria. E quindi lì non esprimo nessun giudizio. Su quella questione invece della presenza o meno del management dell'azienda, mi pare che è un dato inconfutabile. Chi ha paura a confrontarsi con gli altri, chi ha paura di confrontarsi con la verità albergando nella bugia, è chiaro che troverà tutte le scuse per non venire. E siccome abbiamo sentito anche il Presidente del Consiglio che ha mandato una rossa di date, ma che non sono state tenute conto, la verità è una: si aspetta il 31 di dicembre, perché se la luce di Crocetta, al di là delle 5 stelle, possa trovare una meteora o un'icona, probabilmente li manderà tutti a casa e quindi saranno perfino loro sollevati. Per noi sarà una liberazione, per loro sarà un sollievo, ma auguriamoci che chi verrà abbia le caratteristiche proprio di fare il manager nella sanità, non il manager alla Fiat o all'IRCA, che per poi venire a occuparsi qui di sanità. Parliamo di cose troppo importanti per affidarle banalmente al primo arrivato.